Se tutto ciò che l'uomo ha prodotto sparisse improvvisamente per motivi di guerra o di grave catastrofe ambientale, resterebbe la creazione divina, la terra e i suoi frutti. Questa sarebbe la nostra sopravvivenza e la nostra salvezza. Questo mi è sempre sembrato che dovrebbe essere il vero lavoro dell'uomo, lavorare la terra per ricavarne i suoi frutti, la cosa più semplice, la più necessaria. Tutto il resto appare come la fantasmagorica creazione di una mente complessa e insaziabile, complicata e frenetica. Noi siamo nati dentro questa creazione mentale e non riusciamo a distaccarci e vedere quanto sia lontana dalla sana realtà naturale che potremmo vivere. Il ritorno alla terra, alla quale apparteniamo e dalla quale ricaviamo il nostro nutrimento, non possiamo nutrirci di oggetti, auto e fabbriche. Sarebbe la nostra salvezza non soltanto materialmente, ma anche spiritualmente, poiché ritroveremmo la semplicità, l'umiltà e la gratitudine verso la natura divina che porta in sé la vita. Ritroveremmo anche la capacità di condividere con gli altri e la indispensabile solidarietà umana per lavorare insieme per il bene comune.